Beh ragazzi, quindi due giocati con Alan Wake, quindi riprendi partita. Ok, andiamo avanti. Nella scorsa parte ci eravamo soffermati nel vedere l'uomo nello specchio, una cosa del genere. E quindi dobbiamo procedere. Adoro comunque quella cazzo di serie TV, la adoro davvero. Di là non si può andare, no? È la prima volta, credo, che in un let's play che faccio qua con voi osservo ovunque, ragazzi. Davvero, mi prende troppo. Rusty muore. Nell'ufficio turistico l'aria era pesante, fetida, come se una creatura in decomposizione fosse uscita dalla sua tomba. Rusty continuava a tossire sangue. Non riuscivo a staccare gli occhi dalla sua gamba spezzata. L'attacco era stato terribile. Max si lamentava nella gabbia. Gli occhi di Rusty erano iniettati di febbre e terrore. Ansimò, Mr. Wake, è successo proprio come in quella pagina. Ma che cazzo? Che cazzo sta accadendo, Alan? Porca puttana. Fallen Rock Zone. Attenzione, credo sarei tipo pericolo caduta massi. Però Fallen sono già caduti. Wow. Piano, piano. Che cazzo? Ci sono degli spari là. Wow. Rusty, che cazzo? Che cazzo è successo, Rusty? Ma che... Rusty, dove cazzo sei? Da dentro. Mi sa che è qua. Dov'è? Eccolo. Rusty, ma che cazzo? Signor Wake. Merda. È successo. La gamba spezzata. Ho scritto in quella pagina che ho trovato. Si è avverato. Sapeva. Così oscuro. Tornerà per me. Deve. Le luci. Nell'ufficio. Ho le chiavi. Ok, Rusty. Tenga duro. Torno subito. Ma che cazzo? Chiunque fosse stato non era lontano. Rusty aveva trovato una pagina. Max. Scritto. Mi avrebbe aiutato a capire cosa era successo. Povero. Sentilo come piange. Ma che cazzo, Rusty? Sto incominciando a non capirci più un cazzo. Che cazzo è successo? Dobbiamo scoprire che cazzo è. Al sicuro era indispensabile riattaccare la corrente e far tornare le luci. Sì, un secondo solo. L'ufficio turistico era massiccio, ma l'impatto ne disintegrò la facciata. Rusty volò attraverso l'atrio come una bambola di pezza e si schiantò contro il muro. Non provò dolore finché non vide la gamba piegata dalla parte sbagliata. Ah. E sentì la costola rotta trafiggergli un fianco. Ah. Urlò pieno di panico e paura, spaventato all'idea di morire solo. Oh mio Dio, sei opprimente. Levati. Ok. Dobbiamo subito andare a accendere le luci, perché se mi muore Rusty poi possiamo non capire più un cazzo. Allora, voglio subito intanto cercare di capire il meglio possibile che cazzo è accaduto a Rusty. All'ultimo istante cambiai direzione e mi gettai a terra. L'ascia scheggiò il tronco di un albero. Raggiunsi a fatica la zona illuminata. Mi bruciavano i polmoni. Ero troppo esausto per muovermi. Attesi in ansia il colpo di grazia, ma non arrivò mai. Alzai la testa. Niente si muoveva nell'oscurità. Per il momento, immerso nella fredda luce. Ok. Allora, dobbiamo trovare un modo per riattivare la corrente. Colpi. E anche le pile. Riattivare la corrente si fa da qua, no? Eccolo qua. Un'ascia. Ero arrivato tardi. Cazzo. Aveva distrutto il salvavita. E adesso? Riaccendere le luci era impossibile. Forse meglio riandare da Rusty. Cazzo, io l'ho detto. No. No, levati, porta! Che cazzo è successo? L'oscurità? Oh, merda. Cosa? No. Non ora, non... Scusate, sono un po' impegnato a salvare Rusty. Scusate, non cagate la minchia proprio adesso. Pardon. Dov'è Rusty? Rusty! Qualcosa aveva aperto un buco enorme. Wow! Non... Date da mangiare agli animali. Cosa? Rusty? Dove cosa è successo? È consentito pescare. Ma tu hai visitatori che hanno acquistato
È folle sto gioco, è bellissimo. Wow, wow, no, merda, odio, odio sti qua veloci. Dai, 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 stai fermo. Ah, ma è Rusty stesso, appunto, mi sembrava lui. Dov'è? Dov'è? Eccolo. Guarda, t'ho visto. Sì, dai che t'ho preso. Oh, t'ho preso. Merda. Sì, sì, senti anche che Rusty dal fatto che ripete le varie regole del cottage, bla bla bla. Stai fermo! Quanto ti odio, Rusty? Dove sei? Dai, dai. Vieni qua. Sì, sì, finalmente, porca puttana troia. Muori. Crepi? Crepa! Ancora! Spara! Ancora vivo! Porca puttana, Rusty! Oh! Cazzo, e ora? E ora che abbiamo dovuto uccidere anche... Oh, merda! Ora che abbiamo dovuto uccidere anche Rusty? Uno è andato. Wow, cosa mi tira tutto? Fermati, merda! Dai, ricaricati! Voilà, ce l'ho fatta! Ok. Stupendi gli effetti in cui muoiono. Che cazzo? Wow! È proprio l'oscurità stessa che fa tutto sto casino. Dove stiamo andando? C'è una pagina qua? No. Ok. Mi è sembrato di vederne una. Cellulare, Alan? Me lo sto chiedendo anch'io, Barry. È che sto impazzendo. Oh Gesù, non sei pazzo. Magari fossi pazzo, ma non lo sei. Alza petto. Sì, grazie. Stai in casa, non aprire la porta a nessuno. Sul serio. Ok, mi sa che bisogna andare di qua. Almeno, credo. Andiamo. For Young Safety, boh, qua non c'è scritto niente, un cazzo di cartello con scritto Lover Speak, eccolo, oh. Vedete, parlate del diavolo, eccolo qua, questo cos'è? Una freccia che mi indica di andare di qua, perché dovrei voler entrare qua dentro? Com'è? Perché queste frecce mi vogliono far entrare qua? Io non dovrei andare di qua. Eppure, vedete, queste frecce continuano a indicarmi questa di direzione. E la cosa mi inquieta. Questa è una caverna. Moonshine, che la freccia indica di qua. Wow, fucile! Ah, però! Ecco che serviva il posto. Solo che non so come... Ci sto capendo niente. Ah, ok, di qua. Voilà. Ok, fucile, baby! Questo cos'è? Apri, saranno i colpi. Pile al litio. Sta cosa qui? Ah, forse indica il fatto che sono arrivato a destinazione. Boh. Ok, comunque ora abbiamo anche il fucile, ragazzi. Non per dire, ma siamo troppo cool. Abbiamo fucile, pistola, pile al litio, proiettili di gomma, peni di gomma. Abbiamo tutto quello che ci serve. Vero Alan? Sì, dito, guarda come corro stanco. Lo so che sei stanco, Alan. Sono settimane che non ti svegli. Wow, wow, wow. Ore che combatti le ombre. Una vita stancante, eh. Che cazzo? Cos'è? Vabbè, chi se ne frega, pile. Wow, 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 no, grazie. No, non compro niente, non compriamo niente, non compriamo niente. No, grazie. Voilà. Voilà. No. Ah, da dietro, bastardo. Ho capito. No! Aia, no, aia! Porca puttana, quanti sono? Quanti cazzo sono? Anche no. No. Lover speaker. Sì, lo so, bla bla bla. Cioè, ne bastano tre e vi fanno il culo in sto gioco, assurdo. La difficoltà incubo deve essere un casino bestiale comunque, ragazzi.
Noi ci ridiamo e scherziamo, ma difficoltà incubo sarà un delirio. Cioè, sarà. Non lo giocherò mai difficoltà incubo, ma nel caso sarebbe un delirio assurdo. Perché non puoi tagliare su... Ah, però, forse saltando va un pochettino più veloce. Raccogli un po' sta roba. Già fatto. Wow. Quindi se schiacciate veloce il tasto di, raccolta, vi raccoglie molto molto più veloce. Cioè, vabbè, molto molto più veloce. Raccoglie come una persona normale, non come fa lui. Questo oggetto, poi quest'altro. Bello che mentre parlavo stavo sbattendo su una stalattite, che poi è stalagmite. Allora, quelli che vanno dal basso verso l'alto sono le stalagmiti, credo. Boh, credo. Non ne sono sicuro, ragazzi. Smettetela di guardarmi con quell'occhio critico e disgustato. Allora, dov'è il posto qua? Spunteranno da qua i due bastardi. Tanto mi armo già di fucile a pompa e via. Pile. Dai. Ok. Stavolta faccio su subito il culo a sto qua che prima mi ha fregato. Così impara. Così impara a fregarmi. Sti due bastardi. Fermo, fermo anche te. Boom. Oh, 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 oh. Aia, bastardo. T'avevo anche schivato in verità, eh. Come, ho finito i colpi, davvero? Ma come? Pensavo pensavo fossero 11, porca puttana. Pensavo che quei simbolini accanto fossero un 2-1, ma vaffanculo. Voilà. Ho sprecato allora il fucile a pompa, che palle. Magari c'era un boss. Boss non muoiono mai se si ammazzano con la pistola, se si prova ad ammazzarli con la pistola. Che figate le ambientazioni, ragazzi. Comunque questa torcia c'ha un raggio di azione inquietante, eh. C'è un raggio di azione, scusate, c'è una portata inquietante. Di là che c'è? Aspettate, perché da quanto ho capito, se non si segue il percorso che bisogna fare, si trovano munizioni... pagine, ad esempio. Minchia quante. A Bright Falls sembrava che nessuno sapesse dove fosse Al, ma Rose, la cameriera, lo aveva visto. Per quanto ne sapeva Barry, Al era scomparso dopo aver lasciato la tavola calda. Rose era il tipo di fan che Al odiava, ma cercò davvero di aiutarlo. E poi era sveglia, informata su quanto succedesse in città. Sapeva molto su Al e sapeva addirittura chi fosse Barry. Al gli piaceva, non c'era da stupirsi. In quanto a donne, Barry e Al avevano spesso opinioni differenti. Già. Si è visto, te la odi, quello lì se la vuole portare a letto. Bella. Grande Barry. Boh, non ci ho fatto in verità molto caso come Rose. Io stavo per dire, io farei, però non lo so perché non mi ricordo per niente com'è. Quindi, ce li ho dietro. No, però c'è una strana... Guardate che figata! Che figata! C'è una strana atmosfera nell'aria. Wow, guarda che roba! Qua cos'è? Il grande... Wow, ste cose improvvise! Il grande vecchio 1. Wow, questo mi ha caricato. Che cazzo, amico? Tu non sei normale. Ah, questo qua è uno di quelli grossi, porca puttana. Ricarica. Fermati te. Vuoi morire? Oh. Non tiratemi cose voi. No, grazie. Ricarica. Muori, ok, uno, questo di culo l'ho fermato. Due, tre, voilà. E sopravvive anche stavolta, miracolosamente tra l'altro, ma sopravvive anche stavolta. Ok, devo trovare dei colpi perché qua dentro, leggi? Il grande vecchio, questo altissimo abete di Dallas, delle montagne rocciose, Pseudotsuga Menziesi Zups Psglauca. Ho battuto nel fulmine e aveva più di 200 anni. Secondo me toccava le stelle. Dopo la caduta se ne misura lunghezza ben 66 metri. Minchia. E allora è scientificamente provato che non toccava le stelle. Giusto? Giusto? Comunque. Abbiamo delle orchidee. No, oddio, questa non è un'orchidea. Ah! Il no! Questo è troppo, però è troppo. Woo! Corri! Mi fanno il culo, sti qua, mi tirano le asce. Corri! Che puttana! Levati di lì!
va, fermati, fermati, ok. Corri, corri, corri. Luce, luce, no, vaffanculo. Ah, ah, merda, 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 merda. No, 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 scappatevi, scappatevi. Scappa. Ok, è ceccato. Corri, che cazzo c'è qui? Sì, munizioni. Munizioni per il revolver. Munizioni per il revolver. Ok, aia, 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 sono morto, sono morto, sono morto. E invece sì, sono morto. Oh yeah, yeah. T'ho schivato come una puttanella. Ok, ok. Fermato, fermati te. Fermati anche te, fermati. Grazie, 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 grazie mille. Ok, non voglio i vostri opuscoli. No, neanche i tuoi voglio. Neanche i tuoi. Dove sei? Bastardo, vieni qua. Pensavate di poter fottere il dildo, eh? Oh. 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 Porca puttana, a volte è intenso, eh? E anche delle pile c'erano. Ok, diamocene. Porca puttana. Una pagina mi stavo anche perdendo. Girai l'angolo, temendo ciò che la torcia avrebbe potuto illuminare. Improvvisamente, il simbolo di una torcia dipinta malamente brillò nella luce. Dietro, nascosta da una roccia, c'era una cassa di metallo rovinata. Era lì per un motivo, piena di scorte, batterie, bengala, munizioni. Cose necessarie per sopravvivere alla buia notte, lasciate da qualcuno che sapeva ciò che io sapevo, e anche più. Ah, ok, quindi ci ha spiegato cos'è, vuol dire quel simbolino là che ogni tanto vediamo, ragazzi, quello della torcia, ok. Che poi è letteralmente una torcia. Io quando dico torcia penso a quella elettrica, mentre lì è la vera torcia, quella antica. Cosa accade? Oddio, questi li odio. Wow, due? Ah, solo due. Va bene, poca roba. Dove sono? Ah, mica già qua. No, tre sono. Sono 12 tipo, porca puttana. Sono tantissimi. Guarda questo che sta facendo il giro. No, merda. Merda, dove sono? Guardali come fanno il giro! Cazzo, mi sa che ce li ho dietro. Wow, wow, wow! No! Uno andato, due andati, ok, mi manca quello grosso. Wow, sei! Provaci, provaci. Merda, 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 merda! Siamo fottuti, cazzo! Cazzo! Wow, quanti no! Scappa! Scappa, scappa, mi sta tirando di tutto. No. Come t'ho fermato, ma anche te. Anche te. Ok, devo correre qua, devo correre, devo correre. Se facessi il giro lungo, trovo roba. Trovo roba qua, trovo roba. Dimmi che trovo roba. Cazzo, non c'è niente, stop. No, wow, questo è pazzo. Wow, calma, non tirate roba, è maleducazione qua, qualcuno potrebbe anche farsi male. Non lo sapete? Ah! Che cazzo di insegnamento avete avuto? Ok, ok. Tanto non ce l'avete una mamma, vero? Ah, scherzavo, ce l'avete la mamma. No, 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 scherziamo, ce l'avete. Corri, che ci fanno il culo sti qua. Sono troppo forti. Corri, cazzo, è bloccata la strada. Cavalcalo. Vai. Dai che forse loro non lo sanno fare. Fottetevi in culo. Scarsezza di munizioni assurde, ragazzi. Ok. Ok. Saliamo. Usa. Ah, ok, ci arriva quell'affare lì. Va bene. Tanto mi chiedo se si possa avere, se si potrebbe avere un po' di rifornimento, ma no, niente da fare. Quanto abbiamo ancora? Ok. No, 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 mi schiaccia. Voilà. Wow, in volo sono entrato. Che roba, eh. Ok, attraversiamo il baratro. No, oddio, si apre, da davvero. Eh sì. Cos'è? Wow. No, no, sta arrivando un po' di oscurità. Oddio. Oh mio Dio. Cazzo, cazzo. No, 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 no. Oh, salvi. Ok. Salvi. Oddio, le ombre. Merda.
cazzo è? Dobbiamo muoverci, ne arrivano altri. Chi è sto qua? Come fa a sapere anche lui? La torcia è roba da ragazzini. I bengala li terranno lontani. Vabbè, ok, grazie al cazzo. Portiamoci un faro dello stadio dietro, allora. Minchia, non me l'aspettavo ci fosse un altro che sapesse le sue cose. È certo che vedo, dai, muoviamoci. Perché? Perché è così che va la storia. Sì, ma muoviamoci. Ok. Ho perso la mia arma. Davvero? No, che palle. Buttargli la luce addosso. Ok. Un momento, ma poi lo riconobbi. Lo riconobbi, ma lo faremo anche noi nella prossima parte. Lasciate un mi piace e un commento. Diventate. Ho sminchiato l'intro. Scusate, lasciate un mi piace e un commento. Diventate fan su Facebook. Bella ragazzi. Ciao.